La prima cosa che abbiamo fatto, tramite la nostra centrale operativa, abbiamo chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco e abbiamo subito notato un fortissimo fumo molto denso e purtroppo che ha causato diverse difficoltà per le vie respiratorie e anche bruciore agli occhi. E ciò nonostante, con diciamo, quello che avevamo, siamo riusciti a coprirci la bocca, andare su e andare al primo piano. E al primo piano siamo riusciti a dare dei colpi alla porta di un appartamento dove fuoriusciva tantissimo fumo, non si vedeva praticamente niente. Una signora di circa 80 anni ed era con suo figlio, quindi erano molto spaventati perché avevano già il fumo in casa, nell'appartamento, non sapevano cosa fare. E quindi piano piano li abbiamo aiutati a scendere giù dalle scale, li abbiamo portati subito fuori e li abbiamo messi in sicurezza. E siamo andati all'ultimo piano dove si sono rifugiati tutto il resto degli inquilini e siamo riusciti a portarli piano piano anche loro. Sempre dalle scale? Sempre dalle scale, sì. Anche grazie alla nostra centrale operativa che ci è sempre stata vicino e quindi non ci siamo sentiti soli, abbiamo sentito solo il dovere e l'esigenza di portare tutti in salvo il prima possibile. Costringeva anche delle volte a scendere da pianerottolo, prendere aria. Scendevate? Già. Perché non potevamo stare tutto il tempo. Era impossibile, stare 30-40 secondi al massimo, poi era impossibile. L'unico mezzo che avevamo di protezione era il nostro scaldacollo che avevamo. Vi siete tirati sullo scaldacollo. Diciamo, c'è stato anche man mano che si andava avanti il fumo diventava più intenso, abbiamo cercato di stare più bassi possibile, quindi abbiamo quasi strisciato sul pianerottolo, cercando di appunto evitare il più possibile contatto col fumo.